Dante D'Alessandro, ormai un habitué qui a Frosolone in Molise, ospite della bocciafila frosolonese per questa 2 giorni che serve per riavviare, possiamo dire anche ufficialmente, quest'anno il movimento bocciofilo, non solo molisano ma direi anche nazionale, visto il livello per l'appunto della manifestazione organizzata. Beh, è chiaro che questi anni un po' si è rallentato un po' tutta la nostra vita, è cambiata la nostra vita, e non si vede l'ora di ripartire. E il Molise lo sto facendo grazie ai dirigenti molto, molto attenti in questi momenti non facili, come stava dicendo lei. E il Molise, grazie a questi dirigenti, Pasquale e Giuseppe, stanno facendo grosse cose, si stanno dando tanto da fare, perché gli sport minori non è così semplice e facile, gli sport professionisti è tutto più semplice. Quando ci sono dei problemi, difficoltà, quelli che pagano di più pagano gli sport minori, in questo caso noi. Però ecco, ripeto, stiamo ripartendo, il Molise si sta muovendo io li vedo perché giro un po' tutta l'Italia. Il Molise, grazie a queste persone, non dico che stanno davanti a tutti, però si stanno dando tanto da fare e sta facendo grosse cose, perché una realtà piccola come il Molise non è una cosa semplice e facile. E il Molise sta raccogliendo grossi frutti. Complimenti a queste persone. Si sta riorganizzando anche il Molise, in particolare in questo caso, visto che c'è stata la nuova elezione, tra l'altro anche per quanto riguarda il direttivo della FIB, però anche a livello nazionale c'è questa ondata tra virgolette di gioventù, quindi un'innovazione comunque per il movimento. Sì, io sono stato un mese fa, mi sembra, a Riccia, paese, dico bene, e ho visto tanti entusiasmi, tanti ragazzini, perciò il materiale c'è. Ecco, come dicevo prima, grazie a queste persone che si stanno da fare, ecco, se portiamo i giovani, abbiamo bisogno dei giovani e del ricambio, perché il numero c'è, però manca i giovani. E gli sport minori, come dicevo prima, ne fanno, diciamo, hanno qualche difficoltà in più, molte difficoltà in più dagli sport popolari, perché i giovani sono attratti, non possiamo. Anch'io, se tornassi indietro, provi uno sport, sei portato a cercare di fare uno sport popolare, però non dimentichiamo che non siamo fatti tutti per il calcio, tutti per il tennis, tutti per la pallacanestro, per la pallavolo. Ci danno anche le possibilità le bocce, perciò i giovani, io dico sempre, provate uno sport, fate sport, perché non solo per la salute, ma anche provando più sport si potrà cercare una disciplina dove puoi diventare un campione, puoi ricevere tante belle soddisfazioni. E il Molise lo sta facendo, sta portando tanti ragazzi a provare a giocare a bocce, perché chissà, dietro ci sono dei campioni. Un'ultima cosa, si sta muovendo anche il mondo paralimpico, tra l'altro delle bocce, un'altra realtà che sta pian piano prendendo piede per l'appunto per un concetto di sport e inclusione. Per me la federazione ha fatto molto bene inserire questa disciplina, perché non possono giocare? Io sono convinto che anche loro possono ricevere tante belle soddisfazioni grazie al nostro mondo delle bocce. Io quando ho sentito, diciamo, ho preso questa notizia e ci stiamo dando a fare, io a Rosè degli Abruzzi tutti i martedì vengono questa gente meno fortunata di noi e ti dico la verità, ci metto il cuore per aiutarli e cercare di inserirli e farli divertire.